È noto soprattutto per essere uno degli inviati di Striscia alla Notizia, ma questa volta in Abruzzo Luca Abete viene per altre ragioni. Una essenzialmente: il tour motivazionale non ci ferma nessuno. Domani la tappa è all'Università d'Annunzio, virtuale però, perché in realtà si tratta di un live streaming che parte alle 10.30. Sarà una tappa un po' diversa da quelle degli anni passati, perché siamo abituati ad incontrarci in aula, ad abbracciarci, a scattare selfie, a guardarci negli occhi e a dirci delle cose, insomma, come eravamo soliti fare. Adesso la versione di Non ci ferma nessuno è stata un po' revisionata, adeguata ai tempi che corrono, però abbiamo trasformato gli impedimenti in vantaggi, perché faremo un vero e proprio talk in streaming. Non abbiamo più limiti di capienza di aula, quindi possiamo veramente coinvolgere tutta l'università. Io metto a nudo la mia storia, parlando più che dei successi, dei momenti in cui pensavo di non farcela, i tanti capitomboli che la vita riserva a ognuno di noi. E i ragazzi in questa storia si rispecchiano, e da lì nasce un confronto, nasce un dibattito, nasce una serie di scambi che alimenta la fiducia nei ragazzi. È una formula che abbiamo collaudato per anni, che è partita nel 2014, che è stata premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica. Quest'anno abbiamo anche il patrocinio morale della Conferenza dei Rettori, quindi un format che piace alle istituzioni, a quelle universitarie e tantissimo ai ragazzi. I ragazzi hanno visto per un anno perdersi i luoghi di aggregazione, lo sport, tantissime occasioni che comunque sono necessarie. Ecco, manca quel premio, perché dopo una giornata di studio magari la sera ci si incontra con gli amici e si trova l'energia per ripartire il giorno dopo, o dopo una settimana di studi, il weekend, il sabato, la domenica, si trovava l'occasione per rigenerarsi e ripartire poi il lunedì con nuova energia. Ora questo manca, e ragazzi, bisogna dire di resistere, ma purtroppo lo sappiamo bene, le parole contano fino a un certo punto. Dobbiamo partire però proprio da questo meccanismo, cioè tirar fuori dalle difficoltà quell'energia in più che pensavamo di non avere. E quindi è una scoperta, un viaggio alla scoperta. Il claim di quest'anno, contagiamoci di coraggio, parte proprio dal termine contagio, molto in uso in quest'ultimo anno, sperando che possa tramutarsi in qualcosa di veramente utile, non soltanto per i ragazzi, ma per tutti quanti noi.